anno fa, nel messaggio del 31 dicembre, avevo detto: spero di poter vedere nel 2014 almeno iniziata un'incisiva riforma delle istituzioni repubblicane. Ebbene, è innegabile che quell'auspicio si sia realizzato. E il percorso va, senza battute d'arresto, portato a piena conclusione. Non occorre che io ripeta ora, l'ho fatto ancora di recente in altra pubblica occasione, le ragioni dell'importanza della riforma del Parlamento e innanzitutto del superamento del bicameralismo paritario. Vorrei piuttosto ragionare con voi su come stiamo vivendo questo momento in quanto generalità dei cittadini, uniti dall'essere italiani. Credo sia diffuso e dominante l'assillo per le condizioni della nostra economia, per l'arretramento dell'attività produttiva e dei consumi, per il calo del reddito nazionale e del reddito delle famiglie, per l'emergere di gravi fenomeni di degrado ambientale e soprattutto, questione chiave, per il dilagare della disoccupazione giovanile e per la perdita di posti di lavoro. Dalla crisi mondiale in cui siamo presi, guardando ai tratti più negativi di questo quadro e vedendo come esso si leghi a debolezze e distorsioni antiche della nostra struttura economico-sociale e del nostro Stato, si può essere presi da un senso di sgomento, al pensiero dei cambiamenti che sarebbero necessari per aprirci un futuro migliore, e si può cedere al tempo stesso alla sfiducia nella politica, mollandola in modo indiscriminato come inadeguata, inetta, degenerata in particolarismi di potere e di privilegio. Non può, non deve essere questo l'atteggiamento diffuso nella nostra comunità nazionale. Occorre ritrovare le fonti della coesione, della forza, della volontà collettiva che ci hanno permesso di superare le prove più dure, già in vista della formazione del nostro Stato nazionale unitario e poi del superamento delle sue crisi, ma per questo ho ricevuto soprattutto di espressioni di generosa fiducia e costante sostegno di personale affetto di lei da parte di tantissimi italiani che ho incontrato o comunque sentito vicini. Non lo dimenticherò. Grazie ancora. E che il 2015 sia un anno fecondo di risultati positivi per il nostro paese, le nostre famiglie, i nostri ragazzi.